innanzitutto vi ringrazio, soprattutto oltre ai miei colleghi, in particolare gli ospiti, che avranno visto che da questo teasing stiamo utilizzando un nuovo modo di gestire gli inviti. Vi ringrazio tantissimo per averlo accolto, per averci segnalato eventuali anomalie e per essersi adeguati alle nuove modalità, presentandosi chi col cellulare, chi con il modulo cartaceo. Quindi grazie, continuate a farlo anche nelle prossime volte, segnalandoci eventuali problemi che potete riscontrare. Però la vera novità di questo sistema è il fatto che ci accompagnate ormai da qualche anno nell'assistere questi eventi e la curiosità di vedere poi le fotografie che sono state scattate durante questi eventi è tanta. Quindi riceverete nei prossimi giorni anche la possibilità di visualizzare dei mini siti dove ci saranno le foto di questo evento con la possibilità di scaricarle. Inoltre, come abbiamo fatto nell'ultimo teasing, anche questa sera saremo in diretta su Facebook, quindi ci saranno delle persone che ci guarderanno attraverso i social. Vi ricordo di taggarci sempre sul vostro post e di mettere l'hashtag Eccellenze di Casa che vedete qui davanti. Entriamo ora nel vivo della serata ed in particolare sul tema dell'imprenditoria italiana, cultura e arte di vivere. Avremo una mostra in quale troverete delle citazioni degli imprenditori italiani che hanno un po' costruito la storia industriale del nostro paese. E una novità di questa sera vi è l'allestimento di un angolo bibliografico in cui sono stati scelti attraverso appunto la biblioteca del CSBNO e il Pertini di Cinisello Balsamo dei testi che trattano il tema proprio dell'imprenditoria italiana. Ed infine il nostro teasing, che questa sera ci verrà raccontato attraverso la testimonianza di due persone. Da un lato avremo un professore, il professor Alberto Peretti, che è un filosofo, un counselor filosofico, un formatore, un consulente e che è fondatore di Genius Faber. Infatti con lui porteremo anche avanti un progetto a livello aziendale e che questa sera ci racconterà quelle che sono le peculiarità del modo di lavorare del mondo italiano, quello che ci contraddistingue a livello di valori, a livello di passione e non solo a livello di gusto estetico, quindi del famoso Made in Italy, ma anche della nostra concezione di lavorare. E come seconda testimonianza avremo qui da noi l'ingegnere Andrea Pontremoli, dicevo prima con un curriculum direi impegnativo, un professionista e un manager di altissimo livello, che è stato prima presidente e amministratore delegato in IBM e dal 2007 amministratore delegato e direttore generale della Tallara Automobili. È una testimonianza che in un certo senso ci è stata anche chiesta dai nostri giovani, i giovani del J-Next, che hanno proprio voluto sentire una persona che venisse al di fuori del nostro contesto e ci raccontasse la sua esperienza, il suo modo di condurre l'azienda, il suo modo di prendere decisioni. Quindi lo ascolteremo in questa sua testimonianza. Pensate che anche lui nel 2005 riceve l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito del Presidente della Repubblica Italiana, è membro di diversi consigli d'amministrazione come Barilla, Brunello Cucinelli dell'Università di Parma, è direttore del Master di Technology Innovation Management all'Alma Graduate School dell'Università di Bologna e un'ulteriore novità che ci lega a lui, rientra nel settore automotive, è che dal 2017 è presidente della Motor Vehicle University of Emilia Romagna, che è nata proprio grazie alla sinergia tra il mondo dell'universitario e il settore automobilistico. Quindi anche di questo ci piacerebbe che ce ne parli, come proprio è nata questa convergenza in un certo senso di interessi. Io ora lascio la parola al professor Alberto Peretti, che invito a raggiungermi sul palco per un'introduzione a questo tema e che ringrazio di essere qui con noi. E invece, grazie, benvenuto, grazie e vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione. A lei, grazie. Grazie. Allora, io inizierei con un filmatino. Ino, perché dura, quanto dura? 3 minuti. Possiamo lanciarlo? Grazie. Da 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 da
avrete riconosciuto, letto forse un po' velocemente, da dove sono tratte queste immagini. Sono tratte da un mondo fisico che è Ivrea, in particolare gli stabilimenti dell'Olivetti. Ogni tanto le immagini erano inframmezzate da testi. Erano brevi impressioni che abbiamo raccolto con circa un migliaio di operai, lapsus è abbastanza interessante, di imprenditori in giro per l'Italia nell'ultimo anno. Parlavano di bellezza, parlavano di passione, parlavano di, oggi diremmo, di intangibile. Però prima di riprendere questo, l'altro giorno parlavo con una persona e il discorso era caduto sul concetto di, apparentemente non c'entra nulla, ma io sono fatto un po' così, ma poi vedrete che nella follia c'è un metodo, che mi parlava degli eroi e della necessità di questo paese di avere degli eroi. Ed era un geometra che gestisce un'impresa specializzata in calcestruzzo. E mi è venuta in mente quella famosa frase di Bertolt Brecht che dice: fortunato quel paese che non ha bisogno di eroi. Io penso che oggi invece noi abbiamo disperatamente bisogno di eroi. Eroi, logicamente, non penso all'eroe militare, non penso al militare, non penso al soldato, però abbiamo bisogno disperatamente tutti, come cittadini, come lavoratori, come sistema paese, di persone da ammirare. Il termine ammirare viene dal latino admiror, cioè persone verso cui lanciare lo sguardo, persone attraverso le quali traguardare il nostro agire. Ci siamo così abituati ad essere diffidenti, un po' cinici, rilassati, un po' smarriti, sgomenti, rispetto al crollo di grandi narrazioni, di grandi ideali, di grandi valori. E la navigazione continua a essere così, a vista, lungo costa. Per attraversare l'oceano questo non basta. C'è bisogno di ritrovarsi qualcosa attraverso il quale traguardare il proprio agire, qualcosa che ci dia il senso della grandezza del nostro fare, e io penso che qui ci fosse un eroe. L'avrete intuito a chi stavo facendo riferimento, Adriano Olivetti. Qualcuno ha parlato della santità di Adriano Olivetti. No, Adriano Olivetti non era per niente un santo, era un uomo concretissimo, pieno di pregi e difetti, però era un eroe, sì. Era una persona da ammirare, capace di incidere sulla coscienza e sulla vita di milioni di persone, capace di immaginare il mondo quale sarebbe potuto essere fra 100 anni, infatti stiamo entrando nel suo mondo oggi, capace di immaginare un nuovo sistema imprenditoriale, un nuovo modo di gestire le persone, un nuovo modo di fare business. Qual è questo modo? Logicamente il tema è complesso, mi vengono dati 15 minuti e quindi devo essere velocissimo. E Adriano Olivetti aveva capito una cosa, che l'era del prodotto stava volgendo al termine. Cosa vuol dire? Eppure realizzava, no? Prodotti, cosa faceva? Faceva macchine per scrivere. Poi passa anche nell'ultima fase della sua vita a immaginare la grande rivoluzione elettronica, che però lui non vedrà, morendo nel 27 febbraio del 60. Però fondamentalmente il grande business erano macchine per scrivere o macchine da calcolo. Ma io dico sempre, lui non vendeva macchine per scrivere. Come non le vendeva? 30% delle quote mondiali, 70% delle quote nazionali di quel prodotto. Sì, vero. Però apparentemente vendeva prodotti. In effetti vendeva quello che noi in Genius Faber chiamiamo condotto. E cos'è il condotto? Il condotto è un prodotto che però non è soltanto il risultato di un lavoro, ma è un prodotto che comunica non soltanto i suoi valori d'uso, i suoi valori di scambio, quanto costa, cosa serve, ma il lavoro che c'è dentro. È in grado di trasmettere a chi lo compra un modo di lavorare, un saper fare e un saper essere, una proposta di vita, una proposta di civiltà che chi lo ha realizzato ha immesso in quel prodotto. Il prodotto parla e racconta tutta la storia delle persone, le loro idee, le loro passioni, il loro mondo condensato in un modo di fare, in un modo d'essere.
Noi diciamo, e Adriano Olivetti l'aveva intuito perfettamente, che l'era del prodotto è finita, anche se grandi potentati economici, grandi sistemi culturali fanno di tutto per fingere che questo non accada. E sta sorgendo l'astro del condotto. In altre parole, sta sorgendo l'astro degli asset intangibili. Adriano Olivetti l'aveva intuito 60 anni fa. Non vendeva oggetti, vendeva una proposta di esistenza, vendeva un modo di intendere la vita, vendeva relazionalità, vendeva bellezza, vendeva rispetto per le persone, vendeva convivialità, vendeva scambio, dialogo, confronto. Vi racconto un episodio, ma penso che per voi sia molto semplice capirlo, perché qui gioco in casa. Conoscendo il dottor Abnia, conoscendo la vostra realtà, è facile dirvi queste cose, perché voi, già voi le fate. L'azienda di Adriano Olivetti nasce nel 1908 e nasce da un investimento del buon padre, del Camillo, che con capitali propri decide di creare dal nulla questa azienda. 2 anni dopo, l'azienda piccolina, sono ancora in 20-25 persone, ha una grande occasione. Quale? L'Esposizione Universale di Torino, 1911. Esposizione Universale, una grandissima occasione. Naturalmente cosa fa Camillo? Sto parlando del padre in questo momento. Beh, dice, andiamoci, sarà una bella occasione. Compra uno spazio, un piccolo stand. Poi, l'esposizione inizia ad aprile, attorno a febbraio-marzo, dramma, si rende conto che non riuscirà a portare all'esposizione il prodotto finito. Problemi di lavorazione, problemi con i macchinari. Secondo voi cosa fa? Rinuncia? Non ce l'ho il prodotto. Non rinuncia, tutt'altro, ma ha un'idea geniale. Stiamo parlando del 1911. Chi porta negli stand? Porta i macchinari e gli operai che realizzano alcuni pezzi. Non solo, porta una delegazione di operai che fermano la gente che passa e raccontano il lavoro. E ancora adesso le cronache raccontano la meraviglia e lo stupore in positivo della gente che si sente raccontare il lavoro. Il lavoro invece che essere nascosto, invece che essere lasciato come un elemento marginale, perché ciò che conta è il prodotto, assurge a protagonista. Grande successo. Tutta l'azienda è nata così. Il capitalismo italiano avrebbe potuto prendere un grande indirizzo, un indirizzo molto diverso, dove saper fare, saper essere, qualità della vita, qualità del business, oggi diremmo sharing economy, valore condiviso, avvaloramento del mondo, gusto, piacere, interesse, si sarebbero perfettamente fusi con efficacia, efficienza, produttività, perfettamente. Nulla di utopico, una cosa assolutamente reale. Ma il nostro mondo ha preso un altro indirizzo. Ha preso un indirizzo dove l'essere sta da una parte, il fare sta da un'altra parte. La qualità della vita sta da una parte, il lavorare sta da un'altra parte. Il lavoro è un appendice della vita, è una cosa messa tra parentesi. Obbedisce a meri criteri di efficacia, efficienza e produttività. Non obbedisce al criterio del... Ma io nel tempo di lavoro, e so che per voi queste non sono novità, ma sto parlando di un mondo genericamente inteso, alla fine delle 8 ore di lavoro, oltre ad aver prodotto bene, aver fatto ciò che il mio ruolo e la mia mansione chiede, sono diventato una persona migliore? Ho prodotto buona umanità in me e negli altri? Ho contribuito senza nessuna retorica, in spirito di verità, ad avvalorare il mondo? Poi ho anche fatto produttività, ho fatto il pezzo, ho fatto il progetto, ho chiuso il contratto. Ma mentre facevo queste cose, la vita nel suo complesso è più fiorita o meno fiorita? La mia vita, quella degli altri e quella del mondo. Domande che una certa economia ha lasciato assolutamente al margine. Domande legate a... fantasiosi utopisti. Io penso che questa sia l'unica vera possibile economia. L'economia che si occupa di una cosa, delle relazioni dell'uomo con se stesso, con gli altri, con il mondo.
relazioni che siano certamente anche all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza, della produttività, del profitto, ma assieme a queste considerazioni di bellezza, di onore, di dignità, di grandezza, di gusto, di piacere, tutti i temi che una certa economia ha lasciato ai margini. So che voi non lo fate. Noi portiamo in giro per l'Italia questo pensiero. L'Italia ha una grande tradizione di lavoro. Tra l'altro, dico sempre, qual è già il primo articolo della nostra Costituzione? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E dico, non è fondata sul prodotto. E aggiungo, mamma mia che intuizione di marketing questa, oltre che essere il primo elemento della nostra Costituzione. Perché immaginate un intero sistema paese che incomincia a dire, signori, noi vendiamo prodotti, ma non siamo fondati sul prodotto, siamo fondati su quello che è dietro, sul behind, sul prima, sul dentro. Cioè siamo fondati sul lavoro. Se tu, caro consumatore, compri un prodotto made in Italy, non stai comprando un prodotto, stai comprando un grande lavoro che naturalmente ha generato un grande prodotto. Compri lavoro. Riportare davvero al centro di tutto il lavoro. L'Italia, riteniamo, e il made in Italy, non è made in Italy di prodotto, ma made in Italy di lavoro. Parliamo di lavoro made in Italy. Quando abbiamo aziende che mi dicono, beh, l'avete vista quella, passare un po' velocemente quella frase, una delle tante, di un imprenditore nel settore della bigiotteria, un pistoiese, che dice, noi vendiamo in Cina, e rompe con quello stereotipo del cinese bieco che mira soltanto al centesimo più, al centesimo meno, mi dice, certo, guardano il prezzo, cioè dei nostri, i buyer, no, certo, però ci chiedono, ma perché tu mi vendi solo il gioiello e non la fotografia dell'operaio mentre sta realizzando il gioiello? E a noi ha colpito, ti ricordi, c'è la mia collega in prima fila, siamo saltati sulla sedia, e per la prima volta sentivamo la testimonianza dell'imprenditore che ci diceva, proprio i nostri buyer cinesi sono loro che ci chiedono di comprare che cosa? Di comprare quello che c'è dentro, di comprare quello che c'è sotto, di comprare uno stile di vita, di comprare un modo di intendere la vita calato nelle dinamiche produttive. Ah, ma il mondo non vali, ma il mondo non vali. Io vi do un solo dato, signori, per i 15 minuti, no, quanti ne ho adesso? Ne avrò soltanto più 5, ecco, sono già quasi in chiusura. Vi do i dati di una fondazione molto seria milanese, la Fondazione Bassetti. Globus et Locus è il suo nome, che ha commissionato degli studi di carattere sociologico a un team che ha determinato con dei dati molto interessanti, attraverso un campionamento estremamente interessante, che all'incirca nel mondo esistono nel mondo dai 240 ai 260 milioni di persone che in qualche modo vogliono comprare, vorrebbero trovare nei prodotti una certa idea della vita che noi possiamo chiamare stile di vita italiano, che si ispirano a uno stile di vita italo-mediterraneo, che hanno voglia di ritrovare in quella idea di, sto parlando di un'idea di Italia e non di Italietta, non parlo dell'Italietta che possiamo ascoltare ogni giorno accendendo la radio e sentendo il radiogiornale. Quella è un'Italia finita, o meglio, un'Italia che non è neanche iniziato il suo percorso. Sto parlando di un'idea della vita, di un'idea dei rapporti umani, sto parlando di un'idea della bellezza, della convivialità, della relazionalità calate nel lavoro che perlomeno ha 2500 anni. Parte dalla romanità, attraversa il pensiero cristiano, trova uno dei suoi momenti focali nell'umanesimo, il momento forse principale nel nostro Rinascimento, trova un momento importantissimo, troppo poco oggi sottolineato, nel nostro Risorgimento. Personaggi come Mazzini, Cattaneo andrebbero ristudiati perché avevano intuito che un'Italia divisa da tutto avrebbe potuto trovare un minimo comune denominatore, un DNA comune nel modo di lavorare, diversi in tutto, nei linguaggi, nella cultura, nei costumi, nella gastronomia, eppure esiste un DNA del lavoro, un modo simile di lavorare che si incontra dalla Val d'Aosta alla Sicilia. L'avevano intuito e non è un caso che i padri costituenti scelgono proprio la parola lavoro come elemento cardine su cui fondare una proposta di civile esistenza. Ma quel lavoro non è soltanto utile per noi per ricreare un collante
nostro, un collante interno, un collante civile, un collante politico, è qualcosa che il mondo ci chiede. Un'idea dell'Italia e del Mediterraneo che dia di nuovo forza, speranza, e nei suoi momenti migliori anche l'idea di un mondo possibile. Un mondo che faccia di una civile felicità, che faccia della relazionalità, di relazioni interpersonali vere, autentiche, qualcosa su cui fondare il futuro. Io dico sempre c'è un grande bisogno di Mediterraneo. Certo, non penso al Mediterraneo delle cronache. Non penso ai profughi, non penso ai battelli degli scafisti, non penso all'Italietta che ci troviamo a vivere. Penso a un'Italia possibile che ha una storia, una grandissima storia, e che aspetta soltanto grandi imprenditori che sappiano trasformare questa grande storia e questo modo di lavorare dove il saper fare e il saper essere si uniscono, generando una grande proposta di esistenza, una grande cultura del vivere, sappiano trasformare questo in un modello organizzativo, in un modello di management, in una proposta di business. Noi lo chiamiamo Italian Way of Work. Esiste una via italiana al lavoro. E come? Occorre semplicemente descriverla, metterla a sistema, superando un mainstream economicista di insopportabile pochezza, che ha davvero inquinato il mondo e che obbedisce semplicemente a enormi interessi e che si impone perché è portatore di grandi interessi. Ma chi si oppone a questo non ha strade, non ha futuro. Io ho ascoltato molte volte il dottor Arabnia che mi ha detto invece che proprio lavorando su quelle cose questa azienda ha potuto e continua anche oggi a farsi ascoltare anche quando risulta piccola rispetto a grandi. L'Italia è piccola e nello stesso tempo è un faro ancora per il mondo. Sto parlando, ripeto, dell'Italia, non dell'Italietta. Chiudete i radiogiornali, dimenticate l'Italia degli ultimi 40 anni. Questa non è, questo è finitudine, è piccolezza, mi permetto di dire idiozia, andando all'etimo del termine. Sapete che la parola idiozia viene dal greco e ha a che fare con il pronome riflessivo, idiotes, quindi è un'Italia che si è chiusa in se stessa, che si rapprende, che non sa più guidare, che non sa più innervare di luce il mondo. Eppure noi di luce ne abbiamo. Ne abbiamo trovata tantissima negli imprenditori, sto finendo, negli imprenditori che abbiamo incontrato. Bisogna darle forza però. Bisogna ridare fiducia a queste persone, facendo capire che possono tenere insieme un progetto di avvaloramento di loro stessi, delle persone del mondo, e un progetto di business. Le cose ci possono stare perfettamente insieme. Abbiamo bisogno di far tornare queste persone, farle assurgere alla dimensione di piccoli eroi. L'ho incontrato di nuovo ieri, proprio, e chiudo, l'ho incontrato virtualmente, ed è un ingegnere, non l'ho preparato per voi, ve lo giuro, mento, qualche volta mento nella vita privata, ma sul lavoro mai, almeno cerco. Era un ingegnere, Sergio Musmeci, ingegnere civile, non so se lo conoscete, io non lo conoscevo, però spero che qualcuno, visto immagino che di ingegneri qui ce ne siano tanti, ha realizzato probabilmente il più bel ponte del mondo. E vi invito subito ad andarlo a cercare. Ha vinto anche la gara, naturalmente non realizzata. Bravissimo. Subito dopo, nel 71, costruisce il ponte sul fiume Basento che unisce due rive a Potenza. Andatelo a vedere, un ponte incredibile. Un ponte con una struttura aerea incredibile, bellissimo. Un ponte organico, anche se costruito in calcestruzzo. Ma perché ve lo dico? Ho visto un film ieri, un grande, che costruisce una cosa meravigliosa, ma nello stesso tempo, sentite, c'erano le testimonianze di chi lo ha costruito quel ponte. Una bellissima dice, dobbiamo faticare ogni giorno, ma perlomeno faticare realizzando qualcosa che sia bello. Gli operai che erano entusiasti, gli operai che stavano sentendo che mettendo fatica ogni giorno non stavano soltanto guadagnandosi la pagnotta, stavano arricchendo loro stessi, arricchendo la comunità, arricchendo il mondo. Questo è il modo di lavorare italiano. Io penso che l'Italia abbia solo questa strada,
da percorrere con grande decisione e con grande forza. Da quel poco che vi conosco, e spero di conoscervi meglio, penso che siate esattamente su questa strada. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Io, ecco, presento chi mi segue. Io sono un povero filosofo. Adesso verrà invece un imprenditore. Prima abbiamo sentito il pedigree, che però mi ha detto che anche lui citerà dei filosofi, ma molto più importanti di me, e quindi sono in attesa di ascoltarlo soprattutto per questo aspetto. Dottor Pontremoli. Grazie per gli spunti. Allora, buonasera. In effetti io non ho preparato tantissimo, e siccome quando ci siamo visti con Reza, perché mi ha detto chiamami così perché è più semplice, mi ha detto io sarei curioso di capire come tu prendi le decisioni. E allora vi vorrei raccontare un po' come nella mia vita io ho preso le mie decisioni più importanti. Io sono figlio di un mugnaio e la prima cosa che ho imparato, che mi ha insegnato mio padre, è che la scuola non è un diritto, ma te la devi guadagnare. E quindi io d'estate lavoravo nel mulino con mio papà per potermi guadagnare la scuola d'inverno. E se oggi penso alla fatica che facciamo a mandare i ragazzi a scuola e dirgli di studiare, quando te la devi guadagnare, la voglia di studiare ti viene da sola. Infatti sono venuto qua oggi con un mio compagno di scuola, che ha detto, l'ho visto oggi, gli ho detto ma vieni che andiamo a Milano a fare un giro. E se devo pensare alle prime decisioni che ho preso nella mia vita, io ho avuto la fortuna di avere una bellissima famiglia che mi ha aiutato a scoprire il prima possibile le passioni che io avevo. E oggi mi accorgo che invece siamo in una società che cerca di tenere i ragazzi sempre più nella bambagia. Quindi ti proteggo. Io penso alla protezione che davano i miei genitori. Io andavo a scuola prima elementare, quindi avevo 6 anni, facevo 2 chilometri a piedi al mattino, da solo, attraversando un fiume, con la mia cartella. La prima cosa che mi è successa è che io ho l'abitudine di mettere la cartella fuori dalla balaustra del fiume e facevo così. E un giorno mi si rompe la maniglia, cade la cartella nel fiume, il fiume rimpiena e sono spariti i miei libri, il sussidiario di prima elementare. Si chiamava così allora, un libro solo, sussidiario. E allora torno a casa, me ne hanno detti di tutti i colori, e poi il giorno dopo vado con mia madre a comprare il nuovo sussidiario di prima, da una cartoleria che c'era nel paese, che noi chiamavamo Giotto, perché vendeva i pennarelli di Giotto. E avevano finito i sussidiari di prima elementare e la signora gli dice guarda ti diamo quello di seconda che tanto più o meno, e fu così che io feci 2 anni in uno. E dici ma questa è fortuna, sfortuna, non lo so, però ho fatto 2 anni in uno. Poi quell'anno l'ho comunque perso, perché essendo figlio di un papà che faceva il mugnaio, ma mia mamma era americana, lui l'aveva conosciuto in America, e mia madre non voleva perdere la pensione, quindi lavorava un po' in Italia, un po' in America, e quindi mi aveva portato un anno in America, e così ho perso l'anno che avevo guadagnato. E allora cominciano le prime passioni. La prima grande passione, la prima di tutte, quella che mi guida ancora oggi, è quella per la musica.
ho una grandissima passione per la musica, ascolterei musica dalla mattina alla sera. E devo dire che molte delle mie decisioni, anche molte del mio modo di essere, è guidato da questo. La seconda passione è quella della velocità. Io appena ho potuto mi sono comprato un motorino, prima andavo in bicicletta, no? Come penso tanti della mia età, che ci mettevo il cartoncino per sentire il rumore della bicicletta. E la terza passione, invece anche questa mi è venuta fuori intorno ai 12-13 anni, per un caso anche questo mi sono ammalato di rosolia e facevo non mi ricordo più se era, forse era la seconda o la terza media, e c'era 40 giorni di quarantena, quindi dovevi stare a casa 40 giorni e leggevo un giornalino, avevo due giornalini, Tex Willer e Diabolik. E in Diabolik l'ultima pagina c'era la pubblicità della scuola Radio Elettra di Torino, corso Stellone 5. E ho detto, ma che bello, qui ti insegnano a fare la radio. E allora, io avevo la passione della musica, ascoltavo la radio, ti insegnano a fare la radio, scrivo la scuola Radio Elettra senza dire niente in casa, e dopo qualche giorno arriva il pacchetto, e mia madre anche lì deve pagare questa scuola Radio Elettra, e a 12 anni ho costruito la mia prima radio. Mi sembrava veramente di aver toccato il cielo con un dito. E quindi queste tre passioni, elettronica, la musica e la velocità, la moto, erano le cose che mi sono portato dietro poi tutta la vita. E quindi quando penso oggi come educhiamo i nostri figli, dico dobbiamo essere capaci come genitori di spingere i nostri figli a fare tante esperienze diverse in modo che possano capire il prima possibile che cosa gli piace. Noi invece cominciamo a dire finita la terza media, beh dai fai il liceo, così guadagniamo 5 anni e vediamo. Dopo il liceo dici, ma fai l'università, ma fai questa roba qui che così dopo vediamo quando ti sei laureato. Alla fine troviamo dei ragazzi a 25 anni che hanno fatto quello che gli abbiamo detto e non hanno il lavoro. E se lo trovano è un lavoro che, come diceva prima Peretti, non gli piace neanche. E invece io ho avuto la fortuna di avere queste passioni che mi hanno guidato. Quindi io giravo il motorino, mi piaceva l'elettronica, la musica. E per ascoltare la musica avevi bisogno dell'amplificatore e ho cominciato a costruirmi gli amplificatori per ascoltare la musica. E poi ho cominciato a fare il DJ per gli amici e far ascoltare la musica ai miei amici. Quindi ho cominciato a fare il DJ e ho cominciato a guadagnare qualche soldo al sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera. E a dir la verità, lo dicevo prima, ancora adesso faccio il DJ, domani sera sono a suonare ed è lì che guadagno, il resto mi serve per pagare le tasse. E questa passione della musica mi ha portato poi a fare tante cose, ma vi voglio dire uno, visto che abbiamo parlato di Olivetti, mio padre è uno cresciuto col mito di Adriano Olivetti. Lui era un mugnaio, ma leggeva moltissimo. E al mulino è un sacco di tempo, devi aspettare che il mulino macini e quindi lui leggeva. Sapeva tutto, almeno a me sembrava allora che sapesse tutto. E finita la scuola, che chiaramente cosa faccio? Elettronica. Arriva la richiesta da due grandi aziende di elettronica di allora, la Olivetti e la IBM. Allora mio padre dice, ti porto a Ivrea. Allora mi ricorderò ancora sempre quel viaggio di mio padre per andare ad Ivrea a fare i test, i colloqui, in via Gervais, un nome del genere. Un posto spettacolare, prati verdi, edifici bassi, il campus americano che l'avevo visto solo nei film. E allora mi dicono che lavoro avrei dovuto fare. Avrei dovuto fare il prototipista di schede elettroniche, quindi quello che costruiva i prototipi delle schede elettroniche che andavano nei computer. Quindi lavoro
di ricerca molto bello. E poi torno a casa, mio padre mi fa una testa così su Adriano Olivetti, sul suo modo di pensare, dice: hai visto il territorio? Com'è? Perché poi mi hanno fatto vedere, c'era l'asilo, il ristorante, un po' come avete fatto qua. Torno a casa e dico: beh, adesso c'è l'IBM. Mio padre fa: ma cosa ci vai a fare l'IBM? Chi è sta IBM? Industria Bottoni Milano. No, dico, guarda che vuol dire International Business Machine. Ah, dice: guarda, io non ti ci porto, se vuoi andare vai da solo. E vabbè, allora prendo il treno perché non avevo la macchina, vado a Milano, faccio i test all'IBM, da azienda super meritocratica come era l'IBM, una stanza così, eravamo un po' più piccola, una sessantina. Arriva una signora tutta impettita, dice: allora, voi avete 60 domande, 30 minuti di tempo e di voi prenderemo circa mezzo. Allora io pensavo, non sa neanche l'italiano. Di 60 persone prenderemo mezzo. No, voleva dire che di 120 ne sceglievano uno. Eravamo in 1500 alla fine della... E mi arriva una bella lettera a casa che dice: ti abbiamo scelto tra 1500 per venire a lavorare all'IBM. E nello stesso momento arriva anche la Olivetti. E quindi la scelta era tra queste due aziende. Chi scelgo? Allora, mio padre chiaramente dice, neanche da discutere, dice: ma l'IBM, l'Industria Bottone Milano, cosa vai a fare? E dico: il mestiere è di customer engineer. Cosa vuol dire? E sono il tecnico di manutenzione, quello che va a riparare i computer in giro con la valigetta per Milano quando si rompono. E dice: di là fai il ricercatore. E scelgo l'IBM. E no, scelta super razionale. Allora, adesso vi dico la verità, poi dico cosa racconto di solito. La verità è che ho scelto l'IBM perché l'IBM era a Milano, la Olivetti era a Ivrea, io facevo il DJ, non avevo la macchina e avrei dovuto rinunciare a fare il DJ per andare ad Ivrea. Invece, lavorando a Milano, potevo col treno andare tutti i sabati sera a fare il DJ e quindi scelgo l'IBM. Poi invece, quando voglio fare il superuomo, che mi dicono: ah, ma la scelta, come hai fatto a capire che l'Olivetti sarebbe fallita? E dico: perché io sono andato all'IBM fallita, non c'è altro motivo. Però ecco, per dirvi come la prima scelta veramente molto strana. E poi comincio la mia carriera in IBM, faccio il tecnico, avendo fatto elettronica, amplificatori, radio, tutte queste robe qui, veramente ero una spanna sopra gli altri, no? E velocemente cresco all'interno dell'IBM in una carriera professionale che si chiamava la carriera specialistica. Era un sistema anche lì molto semplice, c'erano gli specialisti per le città e io divento specialista per Milano nei supercomputer, quindi quando un tecnico non riusciva a riparare un supercomputer chiamava lo specialista e per Milano c'eravamo in un gruppo e io ero questo gruppo. Poi divento specialista per l'Italia e poi divento specialista per l'Europa. A 26 anni mi trovo a Valencia, in Spagna, con lo stipendio raddoppiato, turno di lavoro 11 di mattina, 7 di sera. Mi ero preso un appartamento sul mare, una favola, perché mi ha raddoppiato lo stipendio, quindi li ho spesi tutti, 60 metri quadri e 150 metri quadri di terrazzo sul mare. Facevamo di quelle feste incredibili. E mi sembrava di toccare il cielo con un dito, facevo un mestiere che mi piaceva, super pagato, nella professione che mi piaceva, e un certo giorno mi chiama il mio manager, il mio capo, da Milano, e mi dice: caro Andrea, abbiamo deciso che fai carriera. Ho detto: no, guarda, l'ho già fatta, sto bene così, è perfetta. E mi dice: no, guarda, tu, abbiamo deciso che fai il capo.
ho detto non ci penso neanche, non sono capace di fare il capo, non sono capace di comandare gli altri e poi non ho neanche voglia di dire ai miei colleghi cosa devono fare. E lì mi ha dato la prima risposta che mi ha fatto cambiare idea. Io sono il tuo capo. Quindi ho detto, mi sembra un'ottima idea e accetto. Però questo signore mi ha dato anche il paracadute, cosa molto importante per la motivazione mia. Mi dice, capisco il tuo punto di vista, però io penso che a te piaccia fare il leader, ti piaccia stare davanti agli altri. E lo dimostra il fatto che fai il DJ. Il DJ comunque è uno che prende in mano il pubblico e lo porta. E faccio fare delle cose che normalmente non faresti. E dice, tu pensi di essere un leader di competenza, perché sai più degli altri. Invece noi pensiamo che tu sia un leader naturale. Le persone ti seguirebbero comunque, qualsiasi cosa tu faccia. Dico, vabbè, se sei convinto te, io non capisco questa gran differenza. Comunque, vado a fare il capo di 17 persone a Bolzano. È uguale a Valencia, proprio identico. E arrivo in questo posto, anzi, prima di arrivare a Bolzano, mi portano dal direttore dell'area che stava a Verona. E questo signore aveva un'area con 6 zone, una era Bolzano Trento, poi aveva Vicenza, poi aveva Mantova e 3 capi su Verona, perché Verona era molto grande. A me chiaramente è andato Bolzano, che era il più decentrato, il più piccolo, e dove c'era la gente, l'ho saputo dopo, 17 persone che avevano votato per mandare via il capo di prima. Io avevo 26 anni, arrivo dentro nell'ufficio di questo signore, me lo ricorderò sempre, occhiali bassi, quelli che tengono gli occhiali qua sul naso, un ufficio molto lungo, io entro dentro, doppio petto blu, camicia bianca, cravatta blu, cioè, ero perfetto. Entro dentro, questo qua tira giù gli occhiali, mi guarda, fa, non mi aveva mai visto, dice, ma sono diventati matti? All'IBM di Segrate, che era qua a Milano dove c'era l'headquarter, dico, no, perché anche i bambini fanno capi adesso? Ho detto, guarda, non lo so, io non lo volevo neanche fare, mi hanno detto di venire, io vengo. Dice, ma guarda che se io ti mando su, fra qualche giorno si vede il tuo cadavere venire giù per l'Adige. E dico, cosa vuoi che ti dica? Io stavo a Valencia, stavo benissimo. E vabbè, dice, stai un po' qui con me. E comincio a rimanere con lui per un po' di tempo e poi si decide un giorno, dice vabbè dai andiamo a Bolzano e vado su con questi 17 persone. E chiaramente mi guardavano storti, ero il più giovane del gruppo ed ero il loro capo. E lì ti rendi conto subito che uno non può giocare la tua carta migliore, che a quel tempo era quello che io sapevo, la mia competenza. Perché se avessi giocato di competenza me li sarei messi contro. Ma avrei invece dovuto, al contrario, esaltare le loro capacità. E questo è un primo grande insegnamento che ho capito nel fare il capo, il leader. Il leader non è quello che fa il lavoro con le persone, non è quello che lo fa per le persone, ma lo fa attraverso le persone. Quindi è attraverso ciascuno di noi che si tira fuori il meglio e ciascuno di noi ha un meglio. E il bravo capo è quello che tira fuori il meglio. Il cattivo capo tira fuori il peggio. Quindi ti spiega dove tu sei, non vale niente, dove tu vai male, dove devi migliorare, eccetera. Le persone hanno bisogno di sentirsi dire dove loro sono brave, dove loro possono migliorare ancora sulle competenze che hanno. Se voi prendete un pesce e gli dite di scalare una pianta
E poi gli puoi dire anche che è un coglione, che non capisce, ma sulla pianta non ci andrà mai. Il pesce deve stare nell'acqua e nuoterà meglio di qualsiasi scimpanzé, che sulla pianta andrà benissimo. Sembra una cosa semplice, ma guardate che noi a volte chiediamo delle persone di fare delle cose che non sono in grado di fare, e quindi vuol dire che tu come manager hai fallito e devi tirar fuori il meglio. E in queste 17 persone io ho imparato tantissimo, sono stati 3 anni meravigliosi, e il paracadute che mi aveva dato il mio capo allora era: tu vai un anno a Bolzano, se poi dopo un anno non ti piace, io ti tengo il posto a Valencia e ritorni a Valencia. Ecco, sono ormai 37 anni che faccio il capo ed è il mestiere più bello del mondo, anche se è il più faticoso del mondo, perché vuol dire mettersi in sintonia con le persone, vuol dire capire veramente le emozioni, la personalità, che cosa guidano le persone, e cercare di fare il meglio per le persone e quindi per l'azienda. L'azienda viene un po' dopo. E lavorare su questo è la grande soddisfazione di, poi non sto qui a raccontarvi tutto, anche di qual è stata la dinamica per portare le persone dalla mia parte, perché in questo gruppo c'era un leader positivo che era molto più bravo di me a fare il capo, era il vero capo, è un leader negativo, quelli che gli va sempre storto tutto, sono contro tutti, ed erano 2 persone che erano entrate in IBM prima che io nascessi. E quando sono venuto via, dopo 3 anni e mezzo, il nostro gruppo, che erano quelli più incavolati, il fatturato era quello più piccolo del gruppo di 6, no? Dopo 3 anni le stesse 17 persone, il fatturato del nostro gruppo era uguale al doppio della somma degli altri. Ed erano sempre quelle 17 persone. E l'hanno fatto loro, non io. E questo è stato il primo insegnamento veramente, che quando prendi una decisione devi sempre metterti dall'altra parte. Sia che sia un cliente, che sia un collaboratore, che sia un fornitore, un partner, perché solo mettendoti dall'altra parte e prendendo la miglior decisione per chi sta di fronte a te, ti accorgi incredibilmente che hai preso la miglior decisione anche per te. E questo poi mi ha portato a, siccome con questi risultati l'IBM dice chi è sto strano personaggio che va su a Bolzano e fa questi numeri, e il direttore generale dell'IBM Italia mi prende come suo assistente. E sono rimasto lì 18 mesi, veramente molto duri, ma formativi al massimo, perché vedevi come lavora una grande corporation. E vabbè, poi faccio tutta la carriera in IBM, direttore, più giovane direttore in Italia, vengo assegnato a Torino, ritorno ad avere la responsabilità di Ivrea, a sto punto come capo dell'IBM, anche a Torino facciamo bellissimi risultati, avevo come cliente la Fiat, il più grande cliente, faccio il mio più grande contratto ai tempi. Pensate che il mio più grande contratto, che poi ho rifirmato con Marchionne, era 1,9 miliardi di euro. E quando ho fatto quel contratto sembrava che fosse tutto a favore del cliente. In realtà abbiamo trovato una sinergia dove noi abbiamo guadagnato e il cliente ha guadagnato molto. E arrivi ad essere presidente amministratore delegato dell'IBM con 25.000 persone. Arrivo lì, dopo 27 anni, lascio tutto e vado in un'azienda di 107 persone che fa macchine da corsa, la Dallara. E dice: che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Sembra anche questa molto strana. E ci sono diversi motivi. Uno,
che è il più importante di tutti, è l'ingegner Dallara, un personaggio straordinario con cui ho trovato la comunanza dei valori. Quindi dove parlando scopri che hai gli stessi valori, le stesse motivazioni. Secondo motivo, io avevo 49 anni, ero stato il più giovane presidente dell'IBM a 46. Il secondo motivo è perché ritornavo nella mia valle, la Valceno. La Dallara è il primo paese della Valceno e io abito nell'ultimo paese della Valceno. Sono 21 minuti, 22 se c'è traffico. E il terzo, ritorno alle mie passioni. Io ho la passione della velocità. E pensate che io prima pagavo per andare a vedere le corse e adesso mi pagano per andare a vedere le corse. E quindi quando prendi le decisioni, prenderle sempre sulla tua qualità della vita, non quella degli altri. Ed è anche un'altra cosa che mi ha lasciato come insegnamento un mio grande capo dell'IBM, che è Ennio Presutti, che diceva: tu nella vita hai tre fasi. La prima è learn, impara. La seconda è earn, guadagna. La terza è serve, ridai indietro al tuo paese quello che il tuo paese ha dato a te. E a 49 anni mi sono messo questa idea di dire: io provo a fare qualcosa nella mia valle. E avendo conosciuto Giampaolo Dallara negli anni 2000, e sono andato in Dallara nel 2007, l'ho conosciuto perché c'era stato uno di quei bei convegni che si fanno sulla Valceno che stava morendo. Grandissima emigrazione, non c'era lavoro, questa valle splendida, perché è veramente splendida, con questo fiume, le montagne. E allora il sindaco, i sindaci della valle organizzano questo convegno e invitano due persone. Uno era Giampaolo Dallara, l'imprenditore più grande di quella valle, e due invitano me, che a quel tempo ero vicepresidente dell'IBM a Parigi. E io ero a Parigi, però tutti i lunedì mattina andavo a Parigi dal mio paese, Bardi. Mi alzavo alle 4 per essere alle 8:30 in ufficio a Parigi e il venerdì sera ripartivo alle 7 da Parigi per essere a mezzanotte a Bardi, dove avevo i miei amici e la mia famiglia. E quindi ero il personaggio che, uscito da questa valle, aveva fatto fortuna. E allora io arrivo e racconto la mia visione del mondo. Dico: secondo me sta arrivando questo nuovo modo di essere che permette internet, e io stesso, che viaggio per lavoro e vivo dove non mi piace, un giorno vorrò viaggiare per piacere e vivere dove mi piace. E la rete potrà permetterci questo. Qui c'è Guido con me che testimona che quanto ho influito anche su di lui in certe sue decisioni di portare il lavoro dove le persone hanno una qualità della vita alta. E nella nostra valle c'è una qualità della vita altissima, ma è data non solo dalla bellezza del posto, eccetera, ma è data da un'altra cosa che manca, che è la comunità. Io sono stato a Milano tantissimi anni. Ma se tu alla sera vuoi andare a prendere un aperitivo, devi fare 7-8 telefonate, allora ci troviamo alle 8, là, eccetera. Io se voglio andare a prendere l'aperitivo a Bardi, vado al bar, chi c'è, c'è, e prendiamo l'aperitivo insieme. Ed è un modo di vivere che è diversissimo da come ci siamo abituati nella società, che è
super produttiva, super efficiente, super, 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 ma alla fine ti perdi il senso della vita e ti perdi anche il senso del lavoro. Perché il lavoro, come si diceva giustamente, è un tuo modo di dare qualcosa e deve avere dentro qualcosa di tuo. E adesso io mi trovo nella stranissima condizione che non capisco più quando lavoro e quando mi diverto. E tutti i mestieri che faccio, no? Dici, vabbè, adesso vado a fare il DJ, ma se quando fai il DJ lavoro o ti diverti? E quando vado a una gara, lavoro o mi diverto? Quando hai un colloquio come quello che ho avuto con Reza, ma lavori o ti diverti? Perché poi dovevamo stare lì mezz'ora, siamo stati lì due ore o tre, non lo so. Ma perché? Che cosa ti porta? Perché oggi sono venuto qua? Perché mi sono trovato a condividere gli stessi valori. E siccome il più grande filosofo della storia, che pochi conoscono, perché era mio nonno, diceva, vedi, stai attento alle persone che ti dicono non ho tempo, perché il tempo è l'unica cosa che il nostro Signore ci ha dato uguale a tutti. Ci abbiamo 24 ore per uno al giorno, ricchi e poveri, belli e brutti. Quando uno ti dice non ho tempo, ti sta dicendo tu non sei importante per me. Ed è legittimo, eh? Perché ho qualcosa che io ritengo più importante. E quindi quando tu devi fare le scelte di come usi il tuo tempo, dovresti pensare anche al senso della tua vita, come tu stai usando il tempo nella vita. E quando ero in IBM con aerei privati, due segretarie, due assistenti, gli autisti, ma ti rendi conto che la tua agenda la scrive qualcun altro. Il tuo tempo lo gestisce qualcun altro. Allora riappropriarsi del proprio tempo, decidere come usarlo e pensare un po' di più a quello che tu dai rispetto a quello che prendi. E quindi ritornando nella valle, abbiamo cominciato chiaramente condividendo questo modo di essere con Giampaolo, perché quando abbiamo fatto questo meeting che ci siamo conosciuti, parlo e racconto tutta questa storia che internet avrebbe reso possibile, avremmo potuto studiare in maniera remota, avremmo potuto incontrare persone in maniera remota, avremmo potuto lavorare in maniera remota. Tocca poi a Giampaolo Dallara parlare e lui dice: sono d'accordo al 100%, non ho niente da aggiungere ed è finito il meeting. E da lì è nato questo connubio dove ci incontravamo sempre più spesso, condividevamo le idee, cosa dovevamo fare, cosa non dovevamo fare. E alla fine, dopo 3 anni e mezzo che facevo il presidente amministratore delegato di IBM, ed essendo ancora molto giovane, 49 anni, in un'azienda di quelle dimensioni, con quella dinamica, dopo 3-4 anni che fai quel mestiere, devi cambiare. E io sapevo benissimo che essendo arrivato a essere il numero uno nel mio paese, il passo successivo sarebbe stato verso gli Stati Uniti. E questo poi mi avrebbe impedito di poter mantenere la mia famiglia nella mia valle, perché era troppo le distanze, e avrei dovuto cambiare in maniera molto forte la mia vita. E allora ritorno al pensiero iniziale di riappropriarmi del mio tempo e di poter fare qualcosa per il mio territorio. E decido di andare in Dallara. Ed è stata la decisione bellissima, molto poco razionale, e molto poco capita, anche tantissimi amici imprenditori telefonavo, dicevo guarda sai che vado via dall'IBM, tutti si immaginavano va la Hewlett Packard, la Dell, fare il ministro, cioè, ce n'erano di tutte,
E dico, no, vado in una piccola azienda, 107 persone. E dice, è impazzito, l'hanno licenziato. Ed ho preso talmente di sorpresa anche tutto il sistema di IBM che mi hanno chiesto poi di rimanere un po' più di tempo. Tra l'altro poi io ho un ottimo rapporto con tutte le persone che sono lì ed è un'azienda che devo dire è fantastica perché mi ha preparato per 27 anni per fare quello che faccio oggi, l'imprenditore. E prima facevo il manager. Cosa cambia da imprenditore a manager? Col manager gestisci i soldi degli altri e rendi conto a un consiglio d'amministrazione. Io fortunatamente portavo i risultati e avevo il massimo della libertà come manager. Quindi ho impostato l'azienda anche con i centri di ricerca, portandoli in Italia perché era l'unico modo per far crescere l'Italia, era proprio con i centri di ricerca, ne sono ancora convinto adesso. Quando diventi imprenditore, il mio obiettivo era sempre di andare al consiglio di amministrazione, presentare i piani, superarli, in modo da avere poi la libertà per fare le cose successive. E quindi mi preparavo per spiegare agli altri quello che avrei fatto e quello che la nostra azienda avrebbe fatto. Quando fai l'imprenditore, tutta questa spiegazione la fai davanti a uno specchio e devi convincere quello che è dall'altra parte dello specchio. E non è che gli puoi raccontare tante palle, non è che puoi fare tutti i piani perché mi sono tenuto un po' del budget dell'anno prima, lo metto dell'anno dopo, eccetera. Questa cosa qui non funziona. E il vero motivo che mi ha spinto ad andare con Giampaolo Dallara è anche questo, che lui mi ha dato una quota della società e quindi sono entrato in società con lui e siamo i due imprenditori dove abbiamo fatto questa scelta di darci uno stipendio uguale, alto abbastanza per vivere bene e tutti gli utili dell'azienda li reinvestiamo nella nostra azienda o nel nostro territorio. E siccome cerchiamo anche di farla guadagnare, questa azienda abbiamo tutti gli anni dei soldi da spendere in innovazione. E anche questo non è facile. E anche qui ci troviamo insieme, tanto per dirvi una delle decisioni forse meno razionali, è quella quando abbiamo deciso di fare il simulatore di guida. Adesso ho portato un video di 3 minuti che vi faccio vedere. Il simulatore di guida è un oggetto incredibile che permette a un pilota di guidare una macchina che non è mai stata costruita. Guida solo modelli matematici. E allora con questa idea strana che è venuta alla vigilia di Natale del 2010 con Giampaolo, abbiamo cominciato a parlarne con i manager e tutti dicevano è impossibile fare una cosa del genere perché non potrei mai imbrogliare il cervello di un pilota professionista facendogli pensare che sta facendo una curva a 200 all'ora, in realtà l'hai spostato nello spazio di 8 metri. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo assunto 14 neolaureati, loro non sapevano che era impossibile e l'hanno fatto. E funziona talmente bene che adesso ne abbiamo fatto un altro negli Stati Uniti. E questa logica qui, anche di dare fiducia ai giovani, caricandoli di responsabilità, ha dei risultati pazzeschi. Era un'altra delle cose che avevamo condiviso l'ultima volta, perché anche voi so che avete fatto questo. E quindi abbiamo deciso in azienda di assumere solo neolaureati. Gente con esperienza non li prendiamo. Perché se vogliamo essere innovativi, e qui vi do la mia definizione di innovativo, che magari i puristi non la capiscono tanto, ma è la mia, quindi la posso dire. Sei innovativo se tu puoi dire solo io. Se dici anch'io, non sei innovativo. Anch'io faccio il telefonino, anch'io faccio questo, anch'io faccio quell'altro, vuol dire che c'è qualcun altro che lo fa e anche tu lo fai.
Se dici solo io, ma può essere una cosa piccola piacere, sei un leader, sei innovativo, è una cosa che gli altri non fanno. E questo ti pone, è un modo di pensare l'innovazione, è un modo di essere. Perché se tu cominci a ricercare in qualsiasi lavoro tu faccia, qual è l'innovazione, in che cosa di piccolo o grande tu puoi dire solo io, vale anche per noi come persone, allora vuol dire che sei innovativo. E anche se fai una vite, puoi diventare innovativo anche a fare la vite. C'è una ditta, tra l'altro in Umbria, che fa le viti, e hanno fatto una piccola innovazione, hanno messo dei cuscinetti sotto la testa della vite. E questo impedisce alla vite di svitarsi con le vibrazioni. Sono leader mondiali nella fornitura delle viti per elicotteri ed aerei. Anche la, quindi l'innovazione non è dipendente dal tipo di prodotto. E quando fai l'imprenditore devi farti queste domande, ma la mia innovazione dov'è? Come la costruisco? E l'imprenditore, bravo, tu sei tanto più bravo quante più domande fai, non quante più risposte hai. E noi invece siamo abituati ad andare dal capo a chiedere le risposte. Invece se sei un bravo imprenditore devi essere capace di fare le domande. E poi hai le persone brave che ti tirano fuori le risposte. E a volte sono delle risposte che tu neanche avevi pensato. Innovazione vuol dire questo, questo modo di essere. E quando pensi al territorio, io mi sono convinto di una cosa, che nella globalizzazione non è più competitiva l'azienda. Ma devi fare in modo che sia competitivo il territorio nel quale l'azienda si trova. È una competizione tra territori. Ed un territorio è fatto dal suo sistema istituzionale, che fa le regole, dette leggi, poi è il suo sistema educativo, la scuola e l'università, che crea il sapere, e poi hai le imprese che prendono quel sapere con quelle regole, lo trasformano in valore da portare nel mondo. Quindi se noi imprenditori che stiamo nelle imprese non ci preoccupiamo di come formiamo il sapere e con quali regole, andrà a finire che facciamo delle leggi che incentivano la chimica, formiamo dei matematici e noi facciamo prodotti agricoli. E allora dici, bene, la cosa più vicina, perché andare all'istituzione c'hai voglia, allora abbiamo cominciato con la scuola. Problema di tutti i giorni, che leggete sul radiogiornale dell'Italietta, è il lavoro, la disoccupazione. Noi in questa valle abbiamo una disoccupazione che è molto alta, perché il lavoro era essenzialmente agricolo. Adesso l'agricoltura con un trattore fai quello che facevano 150 persone prima. Allora abbiamo cominciato a prendere, già nel 2007, 20 persone, almeno diplomate, col prerequisito disoccupati del nostro territorio, e noi come azienda ci abbiamo messo i nostri ingegneri a fare la formazione, gli abbiamo dato i computer e il software, e gli abbiamo insegnato il CAD. Finito il corso, magicamente, questi 20 lavoravano tutti. Ma non da noi, eh? Noi abbiamo preso forse il 4-5%. Allora poi ne abbiamo fatto un altro di corsi, poi un altro ancora. Abbiamo superato le 250 persone che prima erano disoccupate e adesso lavorano. E cosa abbiamo cambiato? Solo quello che sanno. E dici, beh,
com'è buona la Dallara, che ci ha messo gli ingegneri, ci ha messo il software, ci ha messo il computer. No, non siamo buoni. Lo facciamo per interesse. Noi abbiamo un ritorno economico a far questo. È molto alla lunga. Non è trimestrale. E quindi comincio a capire che i piani che facevo da manager, che erano essenzialmente a tre livelli, trimestrali, quando c'era la chiusura del trimestre per la borsa, annuali per i budget, 3 anni per gli investimenti. Quando fai l'imprenditore, mi accorgo adesso che noi stiamo pianificando anche a 100 anni. Cioè devi pensare a come sarà il futuro quando tu non ci sarai più. Ed è lì, secondo me, che escono gli imprenditori illuminati. E la formazione è proprio una di quelle cose che ha il ritorno più lungo. Noi stiamo adesso lavorando sui ragazzi delle scuole medie. Se ci andrà bene, vedremo sti ragazzi fra 10 o 15 anni. E magari non verranno neanche da noi, ma andranno nel territorio. E perché dico che è per interesse che lo facciamo? Perché noi progettiamo tutto col CAD 3D, no? Come penso qua. Poi quando devo dare fuori i miei disegni per fare un pezzo al tornio, alla fresa, il tornitore e il fresatore non hanno il 3D, quindi devo impegnare i miei ingegneri a farlo in 2D, che ti dice quanto è lungo e quanto è largo, e poi gli do il 2D. Quindi ho speso del tempo e tengo lui ignorante. Allora è meglio che istruisca quel signore col 3D, io risparmio tempo e quell'azienda alza il suo livello e diventa più competitiva nei confronti degli altri. E allora su questo poi abbiamo cominciato a costruire competenze. Noi siamo specializzati sulla fibra di carbonio, poi sull'aerodinamica, poi abbiamo fatto sui modelli matematici, sulla robotica, additive manufacturing, stampanti 3D, e abbiamo creato una scuola che sforna qualcosa come 500 persone all'anno. E a sto punto abbiamo visto persone che vengono dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Veneto, che vengono a studiare lì, per poi o ritornare nei loro paesi o rimanere a lavorare nella Motor Valley. Perché una delle cose che sappiamo qua in Italia, ma non sa il resto del mondo, è che nel raggio di 100 miglia, 150 chilometri, trovate la Dallara, la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati, l'Alfa Romeo, la Ducati, la Toro Rosso, l'As Formula 1. Ma è un caso che siamo tutti lì? O c'è un altro motivo dietro? Il motivo dietro è il tessuto sociale, è il tessuto di fornitori. Ci sono delle piccolissime aziende di 20 persone che fanno la lappatura. E poi ce n'è un'altra di 30 persone che fa la lippatura, che non è la stessa roba. Però lo fa per me, per Ferrari, per Lamborghini, per Pagani. Allora noi dobbiamo proteggere, che siamo le aziende percepite più grandi, dobbiamo proteggere questo know-how, farlo crescere, perché sarà la nostra Motor Valley che va a competere nel mondo. E allora abbiamo cominciato, dopo aver fatto il nostro territorio, la nostra valle, cominciato a parlare con le persone che stanno nella Motor Valley, nella regione, no? Quindi con Lamborghini, con Ferrari, dicendo dobbiamo metterci insieme e costruire il know-how del futuro. Allora capite bene che mettere intorno allo stesso tavolo Lamborghini e Ferrari non è semplice, perché sono concorrenti. E spiegare che un conto è essere concorrenti sul mercato, un altro conto è essere partner nella formazione del know-how. E fortunatamente abbiamo condiviso questo modo di essere, quindi tutte quelle aziende che vi ho detto prima, abbiamo costruito un consorzio insieme, abbiamo disegnato 6 lauree magistrali degli ingegneri del futuro.
Quindi come sarà l'ingegnere del futuro sul high performance car design, racing car design? Un'altra che, questa qui è una, l'ho inventata un po' io, perché è la mia carriera. 27 anni nei computer, 10 anni nell'automotive e l'abbiamo chiamata CompuMotive, che sono ingegneri informatici che sanno di automobili. Perché oggi comprate l'automobile non più per che velocità ha la macchina, quanti chilometri all'ora fa, ma per quello che c'è a bordo, l'infotainment. E qual è la competenza che tu hai oggi? Devi andare a prendere un informatico e non sa niente di macchine. Prendi uno che sa di macchine e non sa niente di informatica. Ecco, noi dobbiamo creare queste nuove competenze. Le abbiamo disegnate e poi abbiamo fatto un'operazione lì grazie all'assessore Bianchi, alla regione Emilia-Romagna, e qui arrivano le istituzioni con le loro regole che ci hanno dato una mano enorme a costringere le università ad entrare con noi. Allora capite bene che prendere tutte le università dell'Emilia-Romagna, quindi Parma, Modena-Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, e prendere i quattro rettori e sederli insieme e dire si lavora insieme, questo era molto più difficile rispetto a Lamborghini e Ferrari. Eppure ci siamo riusciti. Adesso abbiamo creato questo consorzio dove ci sono anche le università, e io ho l'onore di essere stato eletto presidente di questo consorzio. Abbiamo fatto queste 6 lauree, disegnate, costruite, ci abbiamo messo i timbri, abbiamo scelto i professori. La laurea è interateneo, quindi vale per tutte e 4 università. Noi abbiamo scelto i migliori professori. È un delitto, in un'università, che un'impresa dica questo professore è meglio di questo. E questo è successo a marzo di quest'anno, e poi è partito l'iter ministeriale per l'approvazione dei nuovi corsi di laurea. 6 corsi di laurea nuovi, ci vanno dai 3 ai 4 anni per chiudere il giro. E con grande piacere vi posso dire che i corsi partiranno il 4 di ottobre questo. Quindi siamo riusciti a mettere la velocità delle imprese, la necessità delle imprese insieme alla burocrazia e farlo diventare un valore invece che un sistema che ti rallenta. E questo cosa dice anche? Che l'imprenditore, secondo me, e tutti noi anche i dipendenti, a me non piace la parola dipendenti perché in realtà io sono, senza le persone che lavorano con me, i miei collaboratori, io sono dipendente. Se non ci sono loro, io il simulatore non sono neanche capace di accenderlo. Dobbiamo spendere del nostro tempo per lavorare insieme, per dare qualcosa al nostro territorio, perché da soli non ce la possiamo fare. E allora quando ritorno a mio nonno con l'importanza del tempo, quando oggi gentilmente mi ha chiesto di venire, ben volentieri sono venuto perché ho trovato comunanza di valori, ma anche il fatto di poter condividere un pensiero, e a volte siamo visti un po' come mosche bianche, e allora ho questa strana idea, io sono sempre un sognatore, di poter costruire un network di imprenditori che hanno gli stessi valori e che possono portare valore all'Italia. Proprio nei principi di Adriano Olivetti di qualche anno fa, e io senza conoscerci, proprio l'anno scorso nella mia valle ho fatto un convegno che si chiamava La Valceno, una comunità olivettiana, proprio su questi principi, perché io sono convinto che è lì che si farà la differenza. Adesso per chiudere vi faccio vedere, quanto tempo ho che nessuno mi dice niente? Ne ho ancora? Allora ce n'ho. Allora adesso vi faccio vedere la nostra azienda, così capite cosa facciamo, ed è il video sulla Dallara. Questo video della Dallara vedrete 3 cose. Il primo è il territorio, la valle. Questa è la Valceno, splendida. Questa è la Miura, Lamborghini Miura, è la prima macchina che ha progettato l'ingegner Dallara.
E qui è dove vivo io, Castello di Bardi. Capite perché vivo lì. E questa è la strada che io tutte le mattine faccio per andare a lavorare, quei famosi 21 minuti. Arrivo al Castello di Varano e questa è la Dallara. La persona che guida la macchina è l'ingegner Dallara, persona che ha 80 anni, un'energia pazzesca, è in ufficio dalle 8 del mattino alle 8 di sera. E qui mi viene in mente una frase che mi dice mia figlia, che adesso è stata eletta sindaco del mio paese, di Bardi, sempre perché si vede che ho trasferito le radici del nostro posto. Dice sempre: la gioventù è nella mente a qualsiasi età. E qui è come lavoriamo l'interno. Cosa vedete? La cosa importante è che uno, per quanto sia bravo come ingegnere, capisce subito che da solo la macchina non la fa. Deve lavorare con gli altri. Si lavora in gruppo. Qui vedete l'interno. Questa è la fibra di carbonio, che è una delle nostre aree di specializzazione. Noi facciamo tre cose. Tutta la progettazione la facciamo con la fibra di carbonio. La seconda cosa è l'aerodinamica. Ed è un'area su cui investiamo molto. Qui è dove facciamo la Computational Fluid Dynamics e qui invece vedete la stereolitografia, l'additive manufacturing, che adesso è tanto di moda. Pensate che la prima macchina di ingegner Dallara l'ha messa nel 2001, 16 anni fa. E questi sono i modelli di galleria del vento. Questa è la nostra galleria del vento, dove proviamo la macchina per trovare la migliore aerodinamica della macchina. La galleria del vento fa il contrario della realtà. La realtà, la macchina si muove, asfalto è fermo, l'aria è ferma, qui facciamo andare l'asfalto e facciamo andare l'aria e teniamo ferma la macchina. Questo invece è il simulatore. Quell'oggetto strano che permette a un pilota che viene messo dentro di guidare la macchina come se fosse la macchina vera. Mettiamo proprio la macchina vera dentro, ha un mega schermo a 180 gradi e lui guida e ha le stesse sensazioni come se stesse guidando in realtà. E quindi cosa avete visto? Il secondo elemento. Primo, territorio. Secondo, tecnologia. La terza cosa, che è la cosa più importante per noi, ma penso anche per voi, è quello che vedete qua adesso. Qui vedrete la vittoria alla 500 miglia di Indianapolis. È la gara più importante al mondo, si corre da 100 anni e la Dallara è l'azienda che l'ha vinta più volte in 100 anni. L'unica altra azienda italiana è stata la Maserati, che l'ha vinta due volte. E dietro questa vittoria cosa c'è? Questo è il nostro valore. Sono le nostre persone. Questo piccolo gruppo di persone che fa la differenza nel mondo. E oggi, anche se noi siamo silenti, siamo il più grande costruttore di macchine da corsa commerciali. Adesso vincere la 500 miglia di Indianapolis è facile, perché tutte le macchine che corrono sono le nostre. Come è facile vincere tutte le gare di Formula 2, perché tutte le macchine sono nostre. Vincere le gare di Formula 3, perché sono tutte fatte da noi. La GP3, tutte fatte da noi. La Super Formula in Giappone, che è la Formula 1 giapponese, tutte le macchine sono fatte dalla Dallara. E questa cosa va bene, però toglie un concetto che è molto caro all'ingegner Dallara, la competizione. Dal latino competere, insieme verso lo stesso obiettivo. Poi ci sarà qualcuno che arriva prima di un altro, ma è proprio andando insieme verso lo stesso obiettivo che impari, che trovi la motivazione.
E allora l'anno scorso abbiamo detto: i nostri ingegneri si stanno addormentando, dobbiamo rimettere dentro la competizione. E loro, ormai essendo monopolisti su tutte le macchine a ruote scoperte, a parte la Formula 1 che è un mondo a parte perché lì ci sono i team, noi lavoriamo con la Haas Formula 1 che l'abbiamo portata alla Motor Valley, quindi è proprio fatto dalla Motor Valley, motore cambio della Ferrari, tutto il resto lo fa la Dallara, e siamo stati di grandissimo successo al di là di ogni aspettativa, perché abbiamo fatto 29 punti l'anno scorso nel campionato mondiale, quando l'aspettativa era di farne 3 del signor Haas. Quest'anno ci ha dato, vabbè, avete fatto 29 l'anno scorso, fatene almeno 29 quest'anno, così perlomeno dimostriamo che stiamo mantenendo, e siamo già a 36 e mancano ancora 6 gare, e stiamo crescendo molto velocemente. Ci sono team che sono nella Formula 1 da 20 anni e sono a 4-5 punti. Quindi per noi questa è grande soddisfazione. Però una competizione un po' di luce riflessa, no? Io faccio la macchina di Haas, ma è Haas che vince. E allora abbiamo deciso di andare nel mondo delle ruote coperte, Le Mans, Daytona, queste mitiche gare, la 24 ore di Daytona, non so se l'avete mai sentita. Conoscete l'orologio Rolex Daytona? Sapete perché si chiama così? Perché è l'orologio che viene regalato al vincitore della 24 ore di Daytona. Allora l'anno scorso abbiamo detto: la Dallara farà la macchina che corre a Daytona. Siamo partiti da zero, foglio bianco, e lì la competizione c'era davvero. Dallara aveva 3 macchine alla partenza, contro, e in totale eravamo 56, con dentro i più grandi colossi, in diverse categorie, c'era General Motors, Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, di tutto. Corriamo questa gara, sono stata a questa gara, vi assicuro che 24 ore sono lunghissime, e abbiamo vinto, abbiamo fatto primo e secondo. E pensare all'emozione quando sono tornata a casa con il Rolex Daytona con scritto Giampaolo Dallara dietro, fatto dalla Rolex, e ho portato questo orologio all'ingegner Giampaolo, perché è un personaggio straordinario e probabilmente merita di più di quello che gli è stato dato. L'azienda sta crescendo moltissimo. Io vi ho detto, sono entrato 10 anni fa, eravamo 107, adesso siamo 620. È cambiato molto il nostro modello di business. Prima era quasi tutto concentrato sulle macchine da corsa. Adesso il 50% del nostro fatturato è consulenza a chi fa macchine ad alte prestazioni, quindi Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, tutti questi signori qua. Tra l'altro Bugatti è forse il nostro progetto più importante, perché la Bugatti, non so se la conoscete, la Bugatti Chiron, che è l'ultima, è la macchina più potente e più veloce al mondo. 1500 cavalli, 16 cilindri, 4 turbo, 450 all'ora, ed è costruita a Varano de Melegari in provincia di Parma. E per i prossimi 7 anni tutte le macchine verranno costruite lì. Ed è stata un'impresa titanica per noi che siamo piccoli, tutta basata sulla fibra di carbonio, sull'aerodinamica e sulla dinamica del veicolo. Lo studio attraverso il supercomputer di come far lavorare insieme i vari pezzi della macchina. E quando uno mi dice: ma perché hai investito così tanto nel simulatore? Abbiamo speso 10 milioni di euro, sono pochi. Vedete, un altro dei concetti che mi ha insegnato l'ingegner Dallara è che
che tu sei tanto più innovativo quanti più errori fai. Più sbagli, più sei innovativo. Se uno non ha la possibilità di sbagliare, è sempre conservativo, cioè rifà le cose che faceva prima. Il simulatore è un bellissimo strumento per sbagliare a basso costo. Io posso fare tutti gli errori che voglio, tanto cambio un parametro. Se io voglio fare una macchina a 6 ruote, elettrica, ibrida, e ti permette anche di sperimentare cose senza produrre niente. Visto che lavoro in un'azienda di ingegneria, parlo in un'azienda di ingegneria, voi pensate, non so, arriva, devi fare una macchina ibrida, ok? Vuol dire che hai un motore a benzina e un elettrico. Prima domanda banale, dove li metti? Metti insieme? È meglio mettere il motore benzina dietro e il motore elettrico davanti? È meglio mettere 2 motori elettrici davanti e un motore benzina dietro? È meglio mettere 4 motori elettrici, 1 per ruota e il motore benzina che carica le batterie? Col simulatore li provo tutte e 4, quello che va meglio, comincio a progettare. E poi faccio il prototipo e già so come andrà il prototipo, è solo ottimizzazione. Col processo di prima avrei dovuto fare 4 progetti, 4 prototipi, per poi buttarne via 3 e scegliere il migliore. Ecco, questo succede per le gomme, per i motori, per qualsiasi cosa. Pirelli, per esempio, che fa le gomme di Formula 1, anche qui per fare un esempio, deve correre una gara, fa 30 tipi di gomme, si presenta a Varano con questo tool, la chiavetta USB con su 30 tipi di gomme, modello matematico, infili nel simulatore, noi mettiamo tutti gli altri modelli matematici della macchina, l'aerodinamica, il peso, il motore, tutte queste cose qua, e i piloti guidano i 30 tipi di gomme che correranno a Sepang la settimana prossima, anzi sabato, domani, e ne scelgono uno che sarà quello prodotto. Ecco, questo per l'elettronica, per le sospensioni, per i motori, per la parte telemetrica. Tutte queste cose le puoi provare senza costruire e neanche progettare niente. Lo fai a livello dei concetti. Quindi l'innovazione nasce dall'errore. Tanto più tu hai possibilità di sbagliare, tanto più potrai essere innovativo. Pensate ai bambini, visto che è diventato nonno per la seconda volta, come fanno ad imparare. Noi come genitori dobbiamo permettergli di cadere per poter camminare. L'importante è che il genitore li faccia cadere su un tappeto e non dal 5° piano. E anche qui l'imprenditore deve far questo, deve permettere alle persone di sbagliare con errori che non mettano a rischio l'azienda, che però magari tolgono un po' di efficienza per poter fare delle prove nuove. E tutta questa cosa qui, poi anche con una passione, l'ingegner Dallara ha sempre avuto un sogno. Ormai mi avrete capito, io sono un grande sognatore, ho immaginato delle cose che neanche racconto, ma continuo a cercare di farle. E ho la fortuna di avere tanti amici che poi mi vengono dietro e fanno in modo che succedano. E l'ingegner Dallara c'è questo sogno, che è quello di fare una macchina sua che possa andare per la strada, che porti il nome Dallara sulle strade. Noi abbiamo sempre fatto macchine da competizione, non abbiamo mai fatto una macchina stradale. E questo progetto in realtà in Dallara è partito 7 volte. E tutte le volte si mettevano gli ingegneri su questo progetto a studiare questa macchina, che chiaramente doveva essere una macchina molto leggera in fibra di carbonio, doveva essere aerodinamica al massimo, dinamica del veicolo eccezionale, ma tutte le volte arrivava poi la Porsche, quindi prendevi l'ingegnere e le mettevi sulla Porsche, e poi la volta dopo arrivava Ferrari, ti prendevi l'ingegnere e le mettevi sulla Ferrari, e quindi tutte le volte il progetto si fermava. E allora 2 anni e mezzo fa l'ingegnere viene nel mio ufficio, dice: ascolta Andrea, te sei l'amministratore delegato,
mi piacerebbe, prima di morire, vederla, questa macchina. Allora gli dico, guarda Giampaolo, io ti prometto che quando tu compirai 80 anni, potrai provare la tua macchina. Quindi ho affittato un capannone fuori dall'azienda per essere fuori. Abbiamo messo là 20 ingegneri, 5 meccanici, 2 anni e mezzo fa, con l'ingegner Dallara, direttore tecnico, e abbiamo fatto la sua macchina, come la vuole lui. E vi racconto il briefing del primo incontro. Deve essere una macchina molto semplice da guidare, molto leggera, divertente, dove tu puoi togliere il tetto e sentire il vento tra i capelli e il profumo dell'erba tagliata, fare la strada della Cisa, che è sulle nostre montagne, andare alle Cinque Terre con un tuo amico, tua moglie, la tua compagna, la tua ragazza, farti una mangiata di pesce, poi torni indietro, passi dal Mugello, il circuito, vai dentro la pista, dai la polvere a tutti e torni a casa. Questo è stato il briefing. È un po' a sua insaputa, io ho chiamato una troupe e ho filmato questi 2 anni e mezzo. Ho circa 6 ore di riprese. Adesso mi sono portato, solo per voi, siete i primi che lo vedono, 3 minuti, quindi sono proprio 3 minuti, dove vedrete la prima riunione quando Giampaolo parla di come deve essere la downforce della macchina. Non vedrete mai la macchina intera, vedrete pezzi, vedrete come è stata sviluppata in 2 anni e mezzo e vedrete il giorno di quando ha compiuto 80 anni, che è stato il 16 di novembre dell'anno scorso, che lui per la prima volta sale sulla macchina e la prova nel circuito di Varano. E ho cercato di mettere in questo video, qui io non ho produzione, registi, eccetera, facciamo tutti in casa, quindi chiedo scusa se non è proprio, però insomma penso di aver trasferito in questo semplice video di 3 minuti quello che c'è dietro in una vita. Questo signore che ha 80 anni, che il risultato è il suo prodotto, che come diceva il filosofo, o meglio, il professore di filosofia, il prodotto racconta la storia. Allora, vediamo un po' se sono riuscito in questi 3 minuti a dirlo. Siete i primi che lo vedono, eh? What a huge crash. Scott Dixon is in it. Good to see Jay Howard climb from that car.
siamo partiti da un sogno, finiamo con un sogno. Io non aggiungo nulla, se non una cosa. A me ha colpito un fatto, che prima chiedevo degli eroi, eroi della quotidianità. Lui è un uomo molto ironico, ci siamo conosciuti questa sera, e quindi con ironia glielo dico. Secondo me questa è una vita eroica. Lui non ci ha raccontato di successi professionali, non ci ha raccontato di business, non ci ha raccontato di grandi prodotti, ci ha raccontato di una grande vita che mi sembra tu abbia vissuto, che vivete ogni giorno nell'azienda, che fate vivere ai vostri operai, ai vostri collaboratori, alle persone che lavorano con noi. Secondo me questa è l'Italian way of work. Questo è il modo italiano di fare impresa. Complimenti. Grazie. Grazie. Grazie per la testimonianza, anche toccante, perché è stata un'esperienza ascoltarla non solo dal punto di vista professionale, ma credo abbia arricchito un po' tutti noi per i valori che ci ha trasmesso, e anche in questo video personalmente mi ha toccato. Abbiamo qualche minuto per le domande, se qualcuno di voi vuole chiedere qualche curiosità, loro sono qui per noi e ci regalano un pochino ancora del loro tempo. Quando si è presentato ha detto che non l'aveva preparato, se la preparava quanto durava questa? Ma adesso dicevo prima con Reza un concetto che secondo me è importante che tutti noi portiamo a casa, la differenza tra essere pronti e preparati. Essere pronti al giorno d'oggi è troppo costoso. Perché essere pronti vuol dire che tu sai che cosa succede quando. Quindi io so che questa sera vado a cena alle 8. Ecco questo, e loro sono pronto per le 8 per andare a cena. Nel business oggi non sappiamo né quando succedono le cose né che cosa succede. Perché se quel matto di Pyongyang lancia una bomba, il nostro business magari domani si ferma, noi possiamo aver fatto le previsioni che vogliamo. Quindi tutti noi dobbiamo essere preparati. Non sapremo bene, io dicevo prima quando sono arrivato, ho detto io non ho preparato niente, anzi io non sono pronto, però preparato lo sono. E tra l'altro se non sono preparato sulla mia vita ho un problema, perché questa la so bene. Una domanda, volevo ringraziarti veramente di cuore, e lei veramente ha fatto una bellissimo scontro di anche tutto sulla questione di Olivetti e compagnia bella, ma volevo dire ai nostri giovani però una cosa, siccome avete chiesto voi, eravate stufati di sentire me e dicevate che volevate sentire qualcun altro, basta sentire questo qua. Anche perché così può parlare italiano e non fare come me. Non so se avete idea chi abbiamo avanti di noi, che cosa che non ha fatto e che quanto, con tutto quello che ha avuto come posizione sociale e professionale, di come vedete, come alla mano sta qua a parlare con voi di sua vita, di sua privacy, non avere nessun tipo di imbarazzo a dire che ha fatto disc jockey, che vuole fare ancora. Ecco, per favore, è un'opportunità unica, fate le domande, perché guardate, è un'opportunità unica che avete. Quello che volevo fare, ho voluto fare questo intervento solo per spingervi di fare domande. Non vi attaccherà come faccio io. Vedrete che vi risponderà. O se non avete domande, se avete delle risposte, che è meglio. Io sto per perdere il lavoro con questo intervento. Tutto quello che ha detto mi ha toccato personalmente, perché
una cosa che trovo incredibile è che ho ritrovato anche molte passioni che ho in comune con lei. È partito dalla musica, è passato dall'elettronica, io non mi specializzo in quello, però sono molto appassionato di auto e di motori, quindi di velocità, e quindi è stato facilissimo legarmi a quello che lei stava raccontando. E ha raccontato così tante cose che mi sono vicine che mi verrebbe da fare mille domande, in questo momento non me ne viene neanche una, perché, esatto, non me ne viene neanche una perché dovrei parlare con lei una giornata e ovviamente non posso tenere qui una platea. E quindi mi viene in mente la domanda più demenziale che mi può venire in mente, che è: dov'è che posso venirla a sentire fare il DJ? Perché a questo punto sono estremamente curioso. Allora, domani sera vado a suonare per un mio amico che è 30 anni che fa il DJ in un bar in un paesino che si chiama Bore, provincia di Parma. Oppure, se volete sentirmi invece in performance con un po' più persone, eccetera, il mio consiglio è Natale o l'ultimo dell'anno a Bardi, dove costruiamo con i miei amici qua una enorme tensostruttura e dove ci divertiamo, e di solito smetto tra le 7 e le 8 del mattino. Allora, io ringrazio Andrea, sono un po' di anni che ci incrociamo e lo ringrazio perché è così da 20 anni, cioè ha sempre questa capacità, già ai tempi IBM, di emozionare e di dare spunto a sogni, e quindi abbiamo avuto i tanti. Però c'è una cosa, veramente tanti sogni. Da docente universitario, come sai, come hai fatto a convincere i rettori? Perché il consorzio di cui parlavi già qualche tempo fa, forse ti ricordi, abbiamo anche già parlato, è interessante per quanto riguarda il Motor Valley, ma è veramente una sfida incredibile, anche perché, adesso sono serio, perché il modello istituzionale, cioè la burocrazia, è fatta apposta per non riuscire a fare le cose che hai in mente tu. Ecco, secondo me questo è strepitoso. Ci puoi raccontare come sei riuscito a convincerli? Sì, è stato un lavoro insieme, lo ripeto, all'assessore Bianchi della Regione Emilia, e tra l'altro lui mi ha aiutato molto perché il suo precedente lavoro, prima di assessore, era rettore dell'Università di Ferrara, quindi conosce bene i meccanismi. Anche qui adesso, porca miseria, mi state riprendendo, quindi cerco di dire le cose polite e poi parlo dei professori. L'ego dei professori è quello che crea tutte queste barriere. Quindi sapere che lui è più bravo di me mi mette in difficoltà. Quindi ognuno cerca di costruire la propria piramide e renderla invulnerabile e renderla inattaccabile. E allora, quando dovevo decidere come approcciare i rettori, prima di tutto devi parlare ai rettori, quindi togliere tutti quelli che giravano, prorettore, vicario, il delegato del rettore, no. Allora, le riunioni si fanno con i rettori, se no state fuori. L'altra cosa è di poter utilizzare i nostri brand, non tanto dall'ARA, ma se uno prende Ferrari, Lamborghini, Toro Rosso, Ducati, sono brand famosi nel mondo, e giocare sull'ego alla rovescio. Se vuoi stare dentro a questo gruppo, devi condividere le regole di questo gruppo. E la prima riunione che ho fatto, ho scritto le 6 regole su cui si sarebbe basato questa cosa. Ed essendo lì, nessuno ha avuto il coraggio di dire no, non ci sto. E una volta entrati dentro il tourbillon, dice: ma come, tu hai approvato? C'era scritto che i professori potevano essere presi dalle aziende. Cioè, mettiamo insieme 4 università, in totale sono 1900 professori. E noi gli diciamo:
devi prendere quello da quell'azienda. Dice, no, come, noi in 1900 non li troviamo. Seconda cosa che è proprio che è stata scritta, corsi sono lingua inglese. Abbiamo tagliato metà dei 1900. Terza cosa, questa è una scuola internazionale, quindi devo avere dei visiting professor che vengono dall'estero. Perché il valore di questi corsi dipenderà da chi ci mette la faccia, ma anche da chi sarà a insegnare e da che risultato avranno gli studenti che escono. Perché noi come KPI abbiamo messo employability. Le persone che escono da lì devono sparire. Dobbiamo lottarcele fra di noi. Perché vedete, in un'azienda come la nostra è difficile, no? Molto spesso mi fanno la domanda, mi faccio le domande da solo così. Molto spesso è difficile dire, ma come fai ad assumere le persone? Come le scegli? Ecco, abbiamo fatto una cosa, penso, intelligente. Potete usufruire anche voi di questa cosa, te l'ho già detto. Abbiamo costruito una gara tra università, sempre lavorando un po'. Questa gara si chiama Formula SAE, SAE sta per Society of Automotive Engineering, che è un set di regole, di esami comuni in tutto il mondo. E facciamo una gara tra queste università e ciascuna università costruisce con gli studenti una macchina da corsa. E questa gara si corre a Varano, l'ultimo weekend di luglio. Quest'anno, all'ultimo weekend di luglio, a Varano, che è un paese di 1200 abitanti, per 5 giorni, perché la gara dura 5 giorni, sono 8 esami, da quelli teorici sulle innovazioni a quelli fisici, dove devi fare la gara di endurance e tutte queste cose qua, abbiamo avuto in un paese di 1200 persone, 2200 ingegneri da tutto il mondo, 85 università, 12 italiane, 8 dall'India, per dire. E abbiamo fatto delle cose che non sono possibili nella vita reale. Siccome avevamo i box in ordine alfabetico, abbiamo messo Israele di fianco a Iran. Ma nella vita normale non può succedere una cosa così. E vedere questi ragazzi che si aiutavano. Ho visto delle cose dove io ho imparato un casino lì dentro. Dei ragazzi tedeschi, che sono tedeschi, super perfetti, organizzati, poi come sponsor c'hanno Mercedes, BMW, tutta sta gente qua, con i ragazzi indiani che non c'hanno niente. C'erano le macchine, gli hanno fatto l'ala più lunga per mettere i nomi degli sponsor, perché ogni sponsor gli dava 25-30 euro. E quindi dovevano fare l'ala più lunga per mettere tutti i nomi. Tutta piena di nomi, dice, ma quanti soldi tirate su? Niente. Invece il tedesco ci aveva scritto Mercedes e basta, boom, 1 milione di euro. Però la competizione, uno degli esami, è sul costo. Quindi vince quello che ha il miglior rapporto tra prestazione e costo. Quindi il bravo ingegnere è quello che fa con 1 euro quello che qualsiasi stupido fa con 100 euro. Non il contrario. Noi siamo anche appassionati di over engineering, no? Fai costare 100 euro quello che potresti fare con 1 euro. Ecco, questa competizione, ho imparato, dicevo, i tedeschi con gli indiani si sono presentati col crash box davanti, fatti in polistirolo. E come fai a farli correre col polistirolo? E li abbiamo dovuti squalificare perché non era sicura la macchina. Il tedesco, che aveva invece crash box in carbonio, tutto perfetto, ha regalato il suo crash box all'indiano dicendogli: tu devi poter correre perché io ti devo battere in pista. Batterti perché non puoi correre non è una vittoria.
Era tedesco. Ma poi ha cominciato a pensare così perché era lì, in quel territorio, probabilmente. Probabilmente, ma trovi delle cose, per esempio un ragazzo austriaco che gli ho detto, ma perché vieni a fare questa gara? E dice, perché qui hai solo due scelte, o vinci o impari. Anche questa è una bellissima frase, o vinci o impari, che è il principio della competizione. Ecco, questi, vi dico di questi ragazzi come sono genuini, semplici e vanno oltre gli stereotipi che noi abbiamo sia delle religioni che delle culture che del modo di essere. E portare i rettori lì e farli toccare con mano cosa succede è stata un po' l'uovo di Colombo. E quindi quando tu riesci ad ingaggiare le persone emotivamente e ci mettono una passione, a questo punto tutto diventa più facile. Ed è quindi è stato un po' un gioco tra razionalità e ancora una volta emozione. Buonasera. Io sono uno dei ragazzi che è entrato col progetto Navlavera di qui in GECO ed avrei due domande per lei. La prima è quando possiamo venire a visitare l'azienda anche per toccare questa realtà. La seconda è legato al tutto il racconto che lei ci ha fatto sulle svolte della sua vita. Volevo chiederle, secondo lei, qual è stata la più importante, quella che ha significato un cambiamento e quali non ripeterebbe? Allora, visitare l'azienda, quando Reza mi chiama, io la organizzo. Seconda, la mia iniziativa più importante penso che sia una che si chiama Mavamba ed è una nuova azienda che ho fatto 4 mesi fa. Mavamba sta per Margherita, Andrea, Valentina, Annalisa, Martina, Benedetta e Aurora, che sono le mie 5 figlie e mia moglie. E siccome quello che penso di poter lasciare alle mie figlie è il fatto che tutto quello che tu farai dipende da te e non dagli altri, gli voglio insegnare a fare impresa. E siccome vi ho detto prima che il nostro è un paesino che sta morendo, è difficile, e non ci sono i turisti perché non ci sono gli alberghi, e non ci sono gli alberghi perché non ci sono i turisti, ho deciso di spendere un bel ammontare di soldi, ho comprato 8 case sotto al castello di Bardi e voglio costruire un albergo diffuso dove le mie figlie dovranno gestirlo. E una studia da avvocato, quell'altra fa ingegneria gestionale, ognuna ci sta mettendo un pezzo di sé e stiamo facendo la cosa più bella. Mi hanno regalato una targhetta Natale che dice un sogno è un sogno più bello solo se condiviso insieme agli altri. E quindi il fatto di poter condividere un sogno che fino adesso ho sempre vissuto un po' da solo, il fatto adesso di condividerlo con la mia famiglia in modo da poter lasciare qualcosa che un giorno, quando io non ci sarò più, gli rimarrà impresso il fatto che si può fare. Perché poi la devo gestire loro. Io ho comprato le case, però gliele do in affitto, non è che è a gratis. Quindi devono impararsi a gestire, fare il business plan, fare tutte queste cose qua. Ma anche il fatto che quel lascito che lascerò, che ho investito nel mio paese, è un po' il mio modo di ridare indietro un po' della mia fortuna che ho avuto, perché è anche tanta fortuna, al mio territorio. L'altra domanda era che cosa non farei? Rifarei tutto quello che ho fatto. Perché io una volta che ho preso una decisione è sicuramente quella giusta. Non guardo più indietro se era giusto o sbagliato. È un'abitudine. Guardare sempre avanti perché chi guarda indietro prima o poi picchia la testa. Avete mai visto un pilota vincere guardando negli specchietti? Il pilota vince perché guarda davanti. E come dice Mario Andretti, se tutto è sotto controllo, vuol dire che vai piano. Buonasera. Buonasera. Prima di tutto, grazie mille per l'assist. Lei non lo sa, ma parlandoci del sistema di simulazione, ora mio padre si deve preparare il budget del prossimo anno.
Alessandro, mettiamo giù tutti i numeri e poi vediamo. No, una domanda. Io ho la grande fortuna di avere in casa la mia guida, ok? Che ovviamente si tratta di mio padre. Però comunque non è una cosa che non è mai semplice, l'ha detto prima, che lei nella sua vita ha avuto mille miliardi di idee, non abbiamo abbastanza tempo per discutere di tutte le idee, però di certo non le ha seguite tutte queste idee, a un certo punto ha dovuto scegliere quale idea seguire. Ecco, questo è sicuramente una delle cose che più mi tiene sveglio, diciamo così, la notte, il decidere in un mondo che oggi si dice molto incerto, io penso che il mondo sia sempre stato incerto, specialmente per chi deve vedere oltre l'ostacolo in un certo senso. Come si fa, o come ha fatto lei, a decidere fra le mille idee, fra le mille strade, quale prendere? Allora, la risposta più facile che mi viene è il titolo di un libro, Va dove ti porta il cuore. Mai la testa, sempre il cuore. Ma l'altra cosa che mi rendo conto sempre di più invecchiando è che comunque ne sto lasciando perdere sempre meno, perché ho scoperto la capacità di coinvolgere gli altri. E non è che le faccio tutte io. Io le mie idee le regalo, perché tanto il mio piacere è vederla realizzata, non è importante che l'ho fatta io. E sempre il più grande filosofo della storia, mio nonno, diceva, vedi, se si incontrano due persone e ciascuno con 1.000 lire in tasca, allora c'erano le lire, e si scambiano le 1.000 lire, vanno via e hanno sempre 1.000 lire per uno. Se si incontrano due persone, ciascuno ha un'idea, si scambiano l'idea, vanno via con 2 idee per uno. E lui diceva, immagina se fai incontrare 40 persone con 40 idee, vanno via con 40 idee per uno. Quindi non essere gelosi della propria idea e non essere neanche possessivo e dire, oh, l'ho fatta io, l'avevo pensata io sta cosa qua. Io sono l'esatto contrario, poi per chi mi conosce lo sa. Cerco di darle vie e rendere il merito anche a chi non ce l'ha. I rettori è merito loro, non è merito mio. Ciascuno deve sentirsi proprietario di quella cosa. Ero andato a Barcellona e c'è una statua di Cristoforo Colombo, no? Che indica il mare. E sotto c'è il curriculum, più lungo del mio, tutto, grande navigatore, eccetera. E poi in fondo, voi pensate a Cristoforo Colombo, era un vero personaggio di oggi, un imprenditore, è riuscito a trovare i soldi, a trovare l'investitore, a convincere la regina a finanziargli le barche, a convincere dei pazzi a seguirlo sulle barche, per andare verso l'ignoto, una cosa che non si conosceva, e sotto c'è stato un ragazzo, penso, che ha scritto con un graffiti e gli ha scritto, e in fondo si era sbagliato. Questo qua pensava di andare in India ed ha trovato l'America. E aveva talmente tanta forza che è riuscito a convincere i propri dipendenti ad andare oltre il punto di non ritorno. Quindi è stato bravissimo a condividere un sogno che era sbagliato. E non sempre, e questo l'ho imparato da imprenditore, è importante prendere le decisioni giuste. Perché se tu dai la possibilità poi di far eseguire quelle decisioni alle persone che ne sanno più di te, che sono più brave di te, magari cambieranno la direzione e ti porteranno nella direzione giusta. Noi non siamo in condizione di prevedere il futuro. Proprio, vi dicevo, il matto decide, o quell'altro, come si chiama, Schnaubel, il ministro delle finanze tedesco, quando parla quello lì, va giù l'euro. Allora il segreto è di sapere quando parla.
E vedete, ci sono due cose. E qui mi sento orgoglioso di essere italiano. Due cose che stanno succedendo. Uno, incertezza. È sempre più incerto quello che sta succedendo. Seconda cosa, la velocità con quale succedono le cose. C'è lo tsunami a Fukushima, la General Motors non consegna più macchine nel mondo perché il sensore dell'airbag li facevano là. Tu puoi prevedere quello che vuoi, ma questa cosa... Ma è la velocità. Succede il disastro là, 15 giorni dopo sti qui non consegnano più macchine. Il matto lancia una bomba a Pyongyang, crolla la borsa negli Stati Uniti 30 secondi dopo. 30 secondi dopo. Quindi velocità e incertezza. Queste due cose insieme, in matematica, si chiamano caos. Gli italiani sono i più forti al mondo a gestire il caos. Perché noi ci viviamo. Quindi per noi è normale che uno che deve fare una cosa non la fa. È normale che la cosa sia in ritardo. È normale che non arrivi. È normale. Quindi tu ti abitui a gestirti una cosa. Io faccio sempre questo esempio. Se voi dite a un americano, io li ho gestiti, guarda che per uscire da sta stanza devi aprire quella porta lì. No? È un'istruzione semplice. Loro vogliono il processo e istruzione. Processo, devi andare da qui a là e per uscire deve aprire la porta. L'americano, se la porta è aperta, non esce. Perché l'istruzione è che devi aprire la porta, è aperta, quindi non esco. L'italiano non ci pensa neanche. Perché? Perché va al senso dell'ordine. Cioè, perché mi avrà detto così? E quindi, quando fai l'imprenditore, è molto più importante spiegare il perché hai preso una decisione. Perché se sei capace di spiegare il perché, le persone che andranno ad eseguire quella direzione avranno la capacità di cambiare se il perché cambia. È la differenza tra manager e leader. Poi, adesso vi spiego tutti i personaggi del mio paese, quindi mio nonno ormai l'avete capito. Un altro è il matto del mio paese. Tutti i paesi hanno un matto. Anche a Milano ce li avete, non si vedono ma ci sono. Invece in un paese, siccome c'è la comunità, li conosci. Allora c'era il matto del nostro paese e noi eravamo seduti davanti al bar, il bar centrale, perché la proprietaria del bar centrale era la mia morosa, che poi è diventata mia moglie, e passa il matto e si tirava dietro una corda. Il matto si chiama, vabbè non lo dico, ma c'è ancora. Si tirava dietro una corda e alla corda non era attaccato niente. Allora gli dicono, oh, vedi che sei matto, ti stai tirando dietro una corda che non c'è attaccato niente. E lui si gira e fa, te che sei più intelligente, prova a spingerla. Oh, io su sta roba qua... Io su questa cosa ci ho fatto su un convegno di 2 ore. E poi Tremonti ha fatto un'altra riunione dell'Aspen con dire dobbiamo tirare e non spingere l'Italia. È la differenza tra manager e leader. Il manager spinge, fa 3 cose, ti dice cosa, quando e chi. No? Tu domani fai quello, ordini. Se domani non c'è la cosa, tu non fai niente. Ti ha dato l'ordine. Il leader è quello che tira. Ti spiega il perché. Poi che cosa, quando, fa te. Cosa succede? Che quando non ci sei, se io ti ho spiegato il perché, tu sai comunque cosa fare. Se invece fai il manager, devi essere sempre lì a dire alla gente, tu domani fai questo, poi fai quell'altro, poi fai quell'altro. Quindi il manager è quello che spinge, ma è sempre più difficile perché è come la corda del matto, tutto si muove. Avete mai provato a spingere un tavolo? Si incricca sempre da qualche parte. Se invece lo tiri, viene via.
Ecco, quindi noi dobbiamo imparare nel nostro mestiere a tirare. E tirare impone questa logica del perché e di coinvolgere anche emozionalmente con la passione le cose. Stamattina ero dei clienti che poi sono diventati amici americani. Uno di questi è il più ricco del Wisconsin, 138esimo uomo più ricco del mondo, e io dove lo porto? A visitare il castello di Barty. Non lo porto a visitare l'azienda. Allora, la cosa che mi hanno detto a pranzo, questo qui è 10 anni, che i soldi ce li ha, non aveva mai fatto il passaporto. Sempre stato negli Stati Uniti. Ed è 10 anni che viene in Dallara e facciamo una settimana insieme e lo portiamo in giro a Matera, a Lecce. Adesso abbiamo fatto Sirmione, Franciacorta da Berlucchi, poi adesso stasera l'ingegner Dallara li ha portati a Busseto a vedere Verdi nel teatro di Busseto, 300 persone. E loro parlavamo e loro ci dicevano, questi signori, dice: la cosa che è incredibile qua è that you enjoy the life. E anche a lavorare, dici, lavorare con voi, you enjoy the life. Quindi il lavoro è con piacere. E a noi fa piacere lavorare con voi, per cui il prezzo va da un'altra parte. Perché se provi piacere a lavorare con me e condividi l'obiettivo e condividi il perché, condividi i valori... Allora un'altra cosa che mi dicevano, dice, se andati a mangiare, no? Loro sono abituati al fast food e noi ci ho detto, guarda, in Italia noi siamo slow food e siamo stati 1 ora e mezzo a mangiare tortelli col tartufo, eccetera. E allora mi fa, ma perché voi state a tavola tutto sto tempo? Ho detto, enjoy the life. Tu hai avuto piacere stare a tavola? Ah sì, abbiamo parlato di tutte queste cose, bellissimo. Ecco. Un altro grande personaggio, così imparate un po' tutti, mio papà, diceva, allora, stare in compagnia a tavola è un piacere, perché farlo corto? Se tu hai provato piacere, stare insieme, condividere, teniamolo 1 ora e mezza invece che 15 minuti al McDonald's. Perché al McDonald's ti alimenti male, ma ti alimenti. In una comunità dove mangi insieme, condividi, che è diverso. E io dico, quando io vengo in America, la cosa che mi sorprende, caro Jeff, è che tu non hai il tavolo in casa dove si mangia. Loro hanno la cucina. Arriva un figlio alle 7, apre il frigo, mangia qualcosa, chiude il frigo e va via. Dopo arriva il papà, prende qualcos'altro e va via. E ma voi quando vi trovate a parlare? Cioè, ricordando mia moglie che se alle 8:05 non sei a tavola, non mangi, hai il diritto di arrivare tardi, ma io ho il diritto di non darti da mangiare. Quindi sono regole, ma lo stare insieme è un modo di condividere e di enjoy the life. E quindi vi ho voluto fare tutto questo discorso, perché poi capite che il senso dell'impresa diventa il senso della famiglia, della comunità, del territorio. È tutta la stessa cosa. Sono le stesse dinamiche, sono gli stessi valori. Allora, come diceva lui, perché quando lavori hai una regola e quando hai la qualità della vita ne hai un'altra? No, il mio lavoro è la mia qualità della vita, perché io ci passo tantissimo tempo al lavoro e se non lo rendo piacevole, ma non è che noi, e lo dico in particolare ai giovani, non state in un'azienda che vi ruba 8 ore di vita e vi dai i soldi per vivere da un'altra parte altre 4-5 ore. Voi dovete poter godere di quelle 8 ore e di godere anche delle altre 4-5 ore fuori. Sì. Beh. Ma perché? Cosa succede? Se tu hai piacere a fare le 8 ore più di quello delle 4 ore, prendi le 4-5 fuori, le somme alle 8 e stai a lavorare 12-13 ore. A questo punto hai fatto bingo. Però queste cose qui sono veramente semplici.
come sì, come diceva sempre un altro importante, sembra facile ma non è difficile. Grazie. Grazie mille per tutto il tempo che ci ha regalato, oltre le aspettative, quindi sappiamo che è impegnatissimo, ma grazie perché credo sia stato veramente interessante per tutti. Quindi grazie. Un pensiero da parte nostra, grazie. Al professor Peretti e all'ingegner Pontremoli, grazie di cuore. Se volete fermarvi con noi, grazie. All'aperitivo, grazie. Dall'acqua per la parte. Grazie, buona serata.